Piacere di introdurre dunque il nuovo consigliere spirituale nazionale che come secondo nome porta Arcangelo e dunque è interessantissimo che Michele Arcangelo abbia ricevuto questo annuncio dai nostri vescovi e possa egli stesso donarci il suo annuncio di pace, di gioia, il suo primo saluto in questa veste di consigliere spirituale nazionale. E dunque Michele, se mi ascolti, darei a te volentieri la parola. Ti saluto con grande affetto a nome del Comitato Nazionale di Servizio, del Consiglio Nazionale, di tutti i responsabili del rinnovamento nello spirito e vorrei che si vedesse adesso il tuo volto e si sentisse la tua voce. Eccoti. Grazie. Salutore, saluto te e con te saluto tutti gli amici che ci seguono attraverso questo collegamento. Inutile dire che sono sorpreso io poi di questa nomina. Il mio saluto vi raggiunge ecco, dal momento di sofferenza e quella del Covid dal 20 febbraio che sono qui e chiuso nella mia cronica, ecco, e vi raggiungo anche con un carico di trepidazione. Mi accompagnano queste parole dell'Apostolo Paolo che scrive ai cristiani della comunità di Corinto, non con eccellenza della parola, la sapienza, essendo a voi, ecco, predicando Gesù e questi processi. Qualche problema di audio, ma credo abbiate sentito le parole che Don Michele ci ha rivolto. Diceva all'inizio: sono rimasto sorpreso, ma caro Michele, ti abbiamo associato al mistero di Maria. Ogni annuncio che viene dallo Spirito, soprattutto quando ci feconda e genera in noi qualcosa di inatteso, di non previsto, non può che meritare meraviglia e stupore. Ma è tempo che tu ti possa rallegrare come Maria nel segno di Maria, perché questa è la volontà di Dio. È bene ricordare che la nomina del consigliere spirituale di un'associazione ecclesiale, di un movimento riconosciuto dai vescovi, avviene sulla base di un discernimento e dunque di una terna che in questo caso il Consiglio Nazionale, proprio in questo luogo, nel discernimento, ha individuato, erano i giorni del web meeting, dunque settembre dello scorso anno, e dopodiché sono i vescovi, il Consiglio Permanente della CEI, a indicare, nel discernimento episcopale, chi assume questo ruolo. Alcuni di voi adesso che hanno rivisto il suo volto lo ricorderanno impegnato nel servizio liturgico delle nostre conferenze e il delegato nazionale di questo ministero, oltre che ormai da 10 anni circa il consigliere spirituale regionale della Basilicata. Sono diversi gli incarichi ecclesiali che Don Michele ha svolto in questi anni, soprattutto in capo all'edilizia di culto e dunque anche in responsabilità amministrative, organizzative. Il ruolo del consigliere spirituale nazionale, come previsto dallo Statuto del Rinnovamento, è certamente soprattutto in linea con quello che è il mandato che si riceve dalla Chiesa, e cioè di assicurare che la formazione, la vita del movimento avvenga all'insegna dell'ortodossia e dell'ortoprassi, ma poi di affiancare il presidente del movimento anche in tutte quelle che sono evidentemente le relazioni ecclesiali legate alla vita del rinnovamento. Vorrei dire ancora qualcosa, ma soprattutto spero che possa essere Don Michele a raccontarlo. Io ho avuto il privilegio di tenere a battesimo, potrei dire, i due predecessori di Don Michele. Dunque, sostituendo nel ruolo di coordinatore nazionale Don Dino Foglio, fu mia premura candidarlo, l'unico candidato,
nel primo ruolo di consigliere spirituale nazionale nel 1998 e poi Don Guido Maria Pietrogrande che era già stato coordinatore regionale del Veneto e adesso tu Don Michele. Dunque mi rallegro profondamente con il Signore e con lo Spirito Santo perché ti ha preparato in questi anni adesso. E ti metterà nelle condizioni di svolgere questo servizio. Ma vorrei che dicessi qualcosa del nostro Don Guido, perché da tempo preparavamo questa sua successione per limiti di età. Evidentemente Don Guido sapeva che avrebbe dovuto lasciare questo incarico. E dunque in Comitato Nazionale pregavamo, preparavamo questo momento. Poi la malattia di Don Guido non ha permesso che egli fosse presente, vivente in questo passaggio di consegne, ma certamente dal cielo benedice il rinnovamento e benedice te in modo particolare. Non hai avuto tu di fatto relazioni personali con Don Dino, ma con Don Guido sì, e vorrei che lo ricordassi in questo momento insieme a noi e per noi. Cosa vi ricordo? Che cosa mi piace ricordarvi in questo momento di Don Guido? Voglio ricordarvi uno stile particolare del suo essere prete e del suo essere uomo di preghiera, uomo di fede. Lo faccio ricordandovi uno degli ultimi messaggi che Don Guido mi ha mandato nel tempo, nel periodo della sua malattia. In quel periodo spesso ci sentivamo la sera per pregare insieme. E il 21 febbraio una sera mi scrive, mi manda questo messaggio: caro Don Michele, mi tuffo nella tua preghiera sacerdotale, tu portami in quella di Gesù. Ho bisogno anche fisico di riposare in Gesù. Ecco chi era Don Guido. Don Guido era l'uomo, il sacerdote che amava riposare in Gesù. Essere in Gesù, essere nel cuore di Gesù, essere tuffato nell'amore di Gesù. Lo voglio ricordare in questo modo e questa sera sono io che dico a lui, tu che condividi già lo splendore e la bellezza della gloria divina, adesso tuffami tu nel mistero di questo amore e accompagnami con la tua intercessione. Grazie Michele. Io che ti osservo dalla televisione, dal monitor che sta qui di fronte a me, sembri giovanissimo. In realtà Michele ha quasi 64 anni e dunque tanti anni di sacerdozio e dal momento che hai voluto richiamare il profilo sacerdotale di Don Guido, tu hai una licenza, una specializzazione biblica. E chiedo davvero al Signore che lo stesso amore per la parola di Dio possa caratterizzare la tua predicazione, il tuo discernimento, il tuo accompagnamento, soprattutto a vantaggio del Comitato Nazionale, del Consiglio Nazionale, perché questi diventeranno i tuoi primi fratelli nel cammino del rinnovamento. E probabilmente avrete sentito dall'accento che è meridionale, è lucano, più precisamente la diocesi è quella di Matera Irsina. E qui vorrei dire un'altra nota che evidentemente lo Spirito ha permesso, e cioè che il suo vescovo è Monsignor Pino Cajazzo, per noi è Don Pino, che è stato il consigliere spirituale diocesano del rinnovamento nello Spirito di Crotone. E dunque abbiamo sorriso insieme al vescovo oggi, dal momento che questa, come le altre designazioni, sono state fatte di concerto con i rispettivi vescovi. Ma è un segno che un figlio di questa chiesa arcidiocesana di Matera provenga da un padre che ha svolto all'interno del rinnovamento nello spirito un ruolo di paternità, e dunque il vescovo Cajazzo, proprio consigliere spirituale diocesano della diocesi di Crotone. Caro Don Michele, dicevo che sarebbe stato bello che tu fossi qui, ma rinvieremo
questo momento così importante che è la preghiera su di te. Voi sapete bene che nessun ministero all'interno del rinnovamento dello spirito inizia senza che ci sia una preghiera sui fratelli, sulle sorelle e una parola profetica che indica il passo e significa il mandato che lo spirito assegna. Quindi questo gesto con il quale noi veramente daremo corso al tuo servizio avverrà quando la salute te lo permetterà e dunque con i fratelli del Comitato e del Consiglio nazionale. Ma prima che si concluda questo nostro collegamento, a me pare cosa buona che tu possa dare un ultimo saluto, un messaggio a tutto il rinnovamento e poi io insieme a questa moltitudine di persone che ci segue da casa per un istante presentarti al Signore e poi così potremo dar corso alla nostra brevissima esortazione con l'adorazione che seguirà. Dunque a te per l'ultima volta la parola così che tu possa darci una parola di indirizzo che porti nel tuo cuore. Bene, la Divina Provvidenza ci pone nelle condizioni di compiere un percorso di storia, di un cammino insieme. Come vorrei che fosse caratterizzato questo cammino? Da che cosa in modo particolare? Penso di consegnare tre parole. La prima, la ecclesialità. Il nostro stare insieme e deve diventare sempre più uno stare insieme, un essere sempre più Chiesa. E questo ci porta ad una seconda importante e meravigliosa considerazione. La seconda parola, la bellezza, il rispetto della diversità come preludio dell'armonia e come espressione alta e bella dell'essere Chiesa. La Chiesa non è un vivaio, ma è un giardino, laddove non tutte le piante sono uguali, ma ciascuno si caratterizza con il suo essere. Con dono particolare, unico e irripetibile di Dio. Dio ci ha creati tutti originali. Poi la vita e gli uomini spesso ci rendono fotocopie. L'ecclesialità, ecco, vissuta nella specificità del dono che ciascuno di noi è per l'altro, nella sua diversità e nella bellezza del suo mistero. Poi la terza caratteristica che vorrei che accompagnasse questo nostro cammino insieme è quella dell'essere in Cristo una sola cosa, ma nell'umiltà. Quell'umiltà che sa diventare ascolto, sa diventare silenzio, sa diventare progetto di vita condiviso. E soprattutto guidato dallo Spirito, guidato da Dio. Non possiamo avere un programma, saremmo troppo arroganti e presuntuosi se già ci presentassimo un po' gli uni gli altri con un programma in questo momento. Dobbiamo avere l'umiltà di attendere che lo Spirito adesso insieme lo scriva e riscriva in modo bello, in modo nuovo, quello che egli tante volte ha già sottolineato. Ecco. Con questo saluto mi concedo da voi, ecco, sperando di potervi ben servire. Se c'è stata una cosa che mi ha molto inquietato il mio cuore, è la consapevolezza che il rinnovamento, magari, avrebbe meritato forse una persona, ancora una persona più con caratteristiche più significative che quelle che vi porta la mia povera persona. Ecco. E però nello stesso tempo porto nel cuore la certezza che
il Signore compirà le sue opere e il Signore ci costruirà in un essere, in questo tempo, in un essere chiesa che avrà il suo volto e che lo Spirito, giorno dopo giorno, continuerà sempre più a definire. Ecco, vi saluto e vi benedico. La mia prima benedizione in questo ruolo che la Chiesa mi affida, la invoco copiosa, abbondante su di voi, perché il vostro ministero, la vostra vita, la vostra famiglia, la vostra storia sia fecondata sempre più dalla grazia di Dio. E nessuna tentazione che il veleno di questo mondo versa possa mai raggiungere né i nostri cuori né, le nostre menti. E nessuno di noi possa mai ad allontanarsi dalla bellezza di questo flusso di grazia e di questa corrente d'amore che deve sempre più travolgerci e sempre più, ecco, fecondarci e benedirci. Il programma, hai detto bene, lo spirito che lo scrive incessantemente, ma sono tre provocazioni dello spirito per noi e dunque le riceviamo come tali: ecclesialità, diversità nell'unità e poi umiltà. Nel comunicato stampa di oggi, nel quale annunciavo la notizia di questa nomina, ho chiesto per te, Don Michele, che lo Spirito ti confermasse nell'umiltà, nell'unità e nel servizio. Dunque, due delle tre parole che tu hai usato, le avevo nel cuore già questa mattina.